tu sei magro, la puoi mangiare quella, eh? Love was out to get me. E allora ecco le nostre proposte. Pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica invece che fare campagna elettorale permanentemente. Pretendiamo che chiunque ricopre la carica di ministro comunichi solamente sui canali istituzionali. Chiediamo di ripensare il decreto sicurezza. Abbiamo raccolto intorno a noi persone che avevano dimenticato cosa significa scendere in piazza, avevano dimenticato cosa significa solidarietà. C'è un clima d'odio nel paese, c'è un clima di violenza. Sappiamo chi è l'artefice, noi parliamo un'altra lingua. Siamo contro la politica anti, ma siamo a favore della politica di inclusione. Più che antisalvinismo direi antirazzismo e antifascismo, che sono dei principi della Costituzione da rispettare, fondamentali. Questa è gente comune, è gente che si è stancata di chi è dei seminatori di odio, di chi istiga all'odio, di chi fa emergere tutta quella parte brutta dell'Italia che non è questa l'Italia, l'Italia è l'Italia bella. Questi ragazzi sono la speranza per la nostra democrazia e la democrazia è stato proprio il frutto della lotta di liberazione. Ciao a tutte e tutti, noi siamo i rappresentanti delle sardine nere. Il nostro obiettivo di breve termine è arrivare nei territori dove non siamo ancora stati. Abbiamo fatto tante grandi città, qualche piccolo comune, ma l'obiettivo è spiegare a chi ha organizzato piazze nelle grandi città che la vera sfida contro il sovranismo e il populismo è proprio nelle periferie, nelle parti marginali, nelle comunità fragili. Ci sarà nessuna lista civica, nessuno di noi si candiderà, no, assolutamente, è stato deciso, è stato chiesto, anche perché non è mai stato nei nostri pensieri quello di formare una lista civica che si chiamasse Sardine. Ora e sempre, se disperda, ora!